Per il momento che vivevamo, soprattutto per la settimana che abbiamo attraversato e per l'importanza della gara e per la difficoltà, nel complesso abbiamo fatto un ottimo primo tempo, secondo me, con grande attenzione, grande dinamismo, buona aggressività, anche se non continua. Siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto qualche possibilità per raddoppiare. Abbiamo avuto una situazione dove loro potevano far gol a fine primo tempo e poi nella ripresa, anche se noi non stavamo facendo grandi cose, però eravamo in pieno controllo della gara. Naturalmente una gran giocata di Cutolo l'ha messa sui binari di parità, ci siamo riversati in avanti cercando in tutti i modi di far gol, ma creando poco o niente, solo con grande spirito, e nel finale abbiamo rischiato anche poi di perderla. Quindi dispiace perché oggi volevamo ritornare alla vittoria e comunque mettere un po' più di punti alle spalle di chi in questo momento è dietro alle nostre spalle, però non ci siamo riusciti. Prendiamo atto del risultato e andiamo avanti. Non possiamo fare altro che andare avanti e cercare di far passare questo momento non felicissimo per nessuno. Oggi era la partita più difficile sotto tutti gli aspetti, no? Perché noi, tolta Varese, no? Senza considerare Varese, la squadra si vedeva che era viva, era pimpante, giocava bene, grande aggressività. E purtroppo quando fai gare importanti e raccogli zero, capita che fai una partita un po' sottotono e perdi come capita spesso a noi. È normale che in un momento dove tutto sembrava facile, dove tutto sembrava insomma il vento in poppa, questa squadra potesse tranquillamente giocarsi il secondo posto e come minimo raggiungere in tranquillità i playoff, è normale che venendo meno determinati risultati, in questo momento si è creata una situazione non facile, non facile anche. Ripeto, dal punto di vista ambientale adesso la situazione è molto molto difficile e questa squadra non ha le capacità per poter reggere questo tipo di pressioni. Nessun problema di spogliatoi, i ragazzi mi seguono, anzi, non posso che ringraziarli. Andare in ritiro è un gruppo di ragazzi che credo, voi che vivete la città, fanno una vita veramente da professionisti seri, ok? Quindi da questo punto di vista è così, è che alla lunga, ti ripeto, abbiamo perso qualcosa e dobbiamo essere bravi a non buttare al vento tutto quello che comunque siamo stati bravi a racimolare fino adesso. Sono amareggiato e deluso perché vorrei vincere sempre, soprattutto perché so che questi ragazzi possono continuare a fare risultati importanti. Come lo so io, lo sanno anche loro. E forse anche questa è un po' la frustrazione di volerlo e non riuscire in questo momento, no? Perché poi i campionati vivono anche di momenti, no? Nei momenti in cui mai fai una partita mezza e mezza e le vinci e ti dà tanta roba, fai una partita mezza e mezza e non le vinci, o comunque fai una grande partita e non le vinci. Noi, secondo me, abbiamo pagato un po' queste cose qua che alla lunga hanno fatto perdere un po' di convinzione, creato, ripeto, forse all'interno noi stessi. Pressioni che ci fanno rendere ancora meno.